Buonasera, ben trovati. Oggi non è un giorno come un altro, inutile girarci intorno, oggi è l'11 settembre, dunque non possiamo non ricordare in apertura tra poco nel telegiornale quel giorno di 15 anni fa che senza paura di esagerare possiamo dire cambiò il mondo, perché cambiò il concetto di sicurezza, di insicurezza, cambiò la percezione che la stessa America ha avuto fino a quel momento di sé. Ci fu l'attacco, appunto, come è noto, a Ground Zero, alle Torri Gemelle, anche al Pentagono, e questo pomeriggio alle 14:46, ora italiana naturalmente, lì erano le 8:46, tutta l'America si è fermata per un minuto per ricordare quell'episodio. Ma lo ricordiamo oggi anche perché 15 anni dopo la guerra al terrore purtroppo non è stata vinta. È stato ucciso Bin Laden, di Al-Qaeda non si parla più, ma il terrorismo islamico si è, diciamo così, frammentato, spezzettato, come un virus ha contagiato decine, migliaia di cellule in tutto il mondo. In qualche modo la paura del terrorismo ha condizionato e sta condizionando e sta cambiando anche le abitudini di tutto il mondo, non soltanto degli Stati Uniti ma anche in Europa, come purtroppo ben sappiamo. Di questo ci occuperemo, ce ne occuperemo non soltanto all'interno del telegiornale ma anche in uno speciale intorno alle 22. A seguire in onda, condotto da Enrico Mentana, in cui si ricorderà anche la figura di Oriana Fallaci, la giornalista che con un articolo mirabile raccontò proprio l'attentato alle Torri Gemelle. Peraltro la cerimonia di oggi a Ground Zero ha una notizia in più, perché proprio durante quella cerimonia Hillary Clinton, la candidata democratica alla Casa Bianca, ha avuto un malore e si è dovuta allontanare precipitosamente dalla cerimonia. Potrebbe essere un episodio insignificante dovuto al caldo, alle condizioni atmosferiche, se non fosse che da mesi, in particolare le TV e i giornali legati al Partito Repubblicano, insistono su una presunta possibile malattia di Hillary Clinton. Dunque questo malore della Clinton potrebbe in qualche modo condizionare la campagna elettorale a 8 settimane di fatto dalle elezioni americane per la presidenza. Poi ci occuperemo naturalmente anche delle questioni italiane, perché Renzi era atteso al varco questo pomeriggio al discorso di chiusura della Festa dell'Unità di Catania, perché si aspettava una sua presa di posizione ancora più chiara rispetto alle riforme e in particolare alla possibilità di cambiare l'Italicum, la legge elettorale, Italicum che sembra non piacere in queste ultime ore più a nessuno, nemmeno alla parte della minoranza PD. Ebbene, così è stato, perché Renzi ha ribadito la sua posizione, la possibilità di aprire a modifiche per quella legge, ma anche mandato una stoccata piuttosto diretta alla minoranza del PD, dicendo che di fatto i prossimi appuntamenti, in primis quello con il referendum costituzionale, non è un congresso del PD, si tratta di una votazione e quindi bisogna andare compatti verso quell'appuntamento. Ci occuperemo anche di pensioni, perché di fatto si annuncia, come sappiamo, un autunno caldissimo per i rapporti tra governo e sindacati su vari temi, anche sulle pensioni. Ci sarà un tavolo politico il 21 settembre, ma già domani ci sarà un incontro tecnico importante tra governo e sindacati, e oggi hanno parlato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Nannicini, nonché il Presidente dell'INPS Boeri, che sostanzialmente ha detto che il problema delle pensioni in Italia non è un problema di sostenibilità, è un problema di equità tra chi appunto riceve pensioni troppo alte rispetto ai contributi che ha versato. Il riferimento era anche ovviamente alla classe politica. E poi parleremo anche di sport e i due campioni che sembrano davvero i Dorian Gray dello sport, Rossi e Totti, che continuano a vincere a dispetto dell'età. A tra poco, 30 secondi ai titoli. Quindici anni fa l'attacco al cuore dell'America che ha inciso sul modo di vivere dell'Occidente, che ancora oggi, nonostante le guerre e il tempo passato, è nel mirino del terrorismo islamico. Durante le celebrazioni a Ground Zero Hillary Clinton è costretta ad andare via per un malore. Sta bene, è stato solo un colpo di caldo, dice il suo portavoce, ma nella campagna elettorale più infuocata della storia i dubbi sulla sua salute restano. Renzi ha chiuso la Festa dell'Unità a Catania, ha messo sul tavolo la disponibilità totale a modificare l'Italicum, ha ribadito che il referendum costituisce il punto di svolta e non il congresso del PD, e ha attaccato D'Alema: i leader del passato non ci ruberanno il futuro. Ma non convince la minoranza PD, ad ora voto no, dice Speranza, fuori la contestazione annunciata si trasforma in uno scontro tra i manifestanti e la polizia con il lancio di lacrimogeni.
Attraverso Monsignor Becciu il Vaticano esprime sorpresa per l'interpretazione data al titolo dell'Osservatore Romano, che parlava di una città in stato di abbandono. Non c'era intenzione di attaccare la giunta, dice Becciu, diamo tempo alla Raggi, ma si trovino le soluzioni per i problemi di Roma. I 5 Stelle chiedono al PD di prendere le distanze da De Luca dopo le parole offensive su Di Maio, Fico e Di Battista. E prendono forma le misure per cambiare le pensioni. I dettagli dell'APE, cioè l'anticipo pensionistico, si potrà uscire dal lavoro al massimo 3 anni prima e il costo per la persona una media di 50 euro al mese ogni 1000 di assegno. C'è stato un nuovo intervento del presidente dell'INPS Boeri. Il problema non è la sostenibilità del sistema, ha detto, ma l'equità. E gli ha risposto a distanza Nannicini, non metteremo le mani sulle pensioni già maturate. 37 anni Rossi, 40 Totti, entrambi più forti dell'anagrafe. Il pilota a lungo in testa a Misano è secondo, beffato da Pedrosa, ma accorcia nella classifica del mondiale. Ora è a 43 punti da Marquez. Totti entra nel secondo tempo e prende per mano la Roma. È suo infatti il gol della vittoria, 3-2 sul rigore al 93esimo contro la Sampdoria. Se sto bene, dice, perché dovrei smettere? Buonasera, ben trovati. Allora, alle 14.46, ora italiana, naturalmente tutta l'America si è fermata per ricordare il momento esatto in cui il primo aereo organizzato nell'attentato alle Torri Gemelle ha colpito la prima delle due torri. E poi ci sono state le celebrazioni alla presenza dei due candidati, repubblicano e democratico, Trump e Clinton, mentre Obama, dopo aver osservato il minuto di silenzio, è intervenuto al Pentagono, lanciando un messaggio forte, importante, di concordia a tutta la nazione, così come ha fatto già ieri, perché quello che sicuramente a 15 anni di distanza si ricorda e va sottolineato da quel giorno è che purtroppo la lotta al terrorismo non è finita, ma il terrorismo si è frammentato in 1000 più minacce, non solo negli Stati Uniti ma anche in Occidente. Alle 8.46 dell'11 settembre 2001 il primo aereo colpisce la torre nord del World Trade Center e l'attacco al cuore dell'America. Alla stessa ora, 15 anni dopo, scende il silenzio a Manhattan. È lo stesso rituale che si rinnova per 6 volte, quando anche il secondo aereo si schianta sulla torre sud e il mondo attonito vede queste immagini in diretta. Poi le torri vengono giù una dopo l'altra. Sono 4 gli aerei dirottati da Al-Qaeda, uno finirà sul Pentagono, il quarto, diretto probabilmente sulla Casa Bianca, precipita in Pennsylvania con 40 persone a bordo su questo prato. Zero, dove oggi sorge il Museo della Memoria, i nomi delle 2753 vittime di New York vengono letti uno ad uno. Lucille Teresa King. Jerry D'Amedeo quella mattina ha perso il padre. On 9/11 the nation came together. Il paese si è unito, noi siamo stati aiutati. Oggi sono io ad avere il privilegio di aiutare i ragazzi che perdono i loro genitori, come è accaduto a me. Ognuno ha la sua storia, una foto da mostrare. Questa donna ha perso il fratello. È un giorno triste, dice, spero che il mondo un giorno diventi un posto migliore. Il presidente, dopo aver osservato un minuto di silenzio alla Casa Bianca, va in visita al Pentagono. Qui le vittime sono state 189. Difendere non solo il nostro paese, ma anche i nostri ideali deve essere questo, lo spirito dell'11 settembre per Barack Obama. Sappiamo che la nostra diversità, dice, non è una debolezza, ma è la nostra più grande forza, il nostro patrimonio. Un invito rivolto agli americani a non cedere alla paura, perché se in 15 anni il mondo è cambiato, l'America non si è più sentita sicura e il nemico numero uno è ancora il terrorismo. Ma durante la cerimonia è accaduto qualcosa oggi che potrebbe condizionare la prossima campagna elettorale in corso per le presidenziali che si terranno a novembre negli Stati Uniti, perché Hillary Clinton si è dovuta allontanare proprio durante la cerimonia, quindi prima del previsto, per un malore, poi è rientrato, lei è stata, ha parlato, è stata rivista, però naturalmente si sono concretizzati quei timori di una sua possibile malattia, timori che si basano sul fatto che da mesi non soltanto certi
certa stampa, ma anche parte dei repubblicani, insinuino il sospetto che appunto lei possa avere una malattia. È difficile dire se si tratti di rumors per indebolirla durante la campagna elettorale o se ci sia davvero qualcosa di reale. Fatto sta che nel 2013, lei lo ricorderete, fu ricoverata per una commozione cerebrale. La notizia fu data allora dalla CNN, mentre oggi è la Fox che è stata a lanciare l'allarme. Sentiamo. Solo un colpo di calore, dice il portavoce della Clinton, tutto risolto, tanto che Hillary, uscendo da casa della figlia dove era stata portata dopo il malore, sorride e dichiara di sentirsi alla grande. Tuttavia lo svenimento della candidata democratica proprio mentre il mondo intero guardava la cerimonia dell'11 settembre, per quanto in sé possa non essere grave, rischia di diventarlo per le sue aspirazioni alla Casa Bianca. Da mesi infatti Trump e la stampa vicina al Partito Repubblicano, per non parlare del mare dei blogger che seguono le elezioni, dipingono una Clinton malata, non in grado di sostenere il peso del governo degli Stati Uniti. Ogni colpo di tosse, e sono stati tanti in questa campagna, è divenuto sintomo di un problema più grosso, di un mistero, di una cospirazione. La pressione della stampa è stata talmente asfissiante che la Clinton, pur rifiutandosi di consegnare la propria cartella clinica, ha dovuto rilasciare una dichiarazione del proprio medico curante. Eccola. Nel dicembre 2012 la signora Clinton ha sofferto di un virus intestinale che le ha provocato uno svenimento ed un colpo alla testa con trauma cranico. In seguito ad accertamenti è stato trovato un coagulo. La descrizione continua con due mesi nei quali Hillary ha sofferto di vista doppia ed è stata sottoposta per oltre un anno a terapie anticoagulanti e il problema, conclude il professionista, si è risolto nel 2013. Tutto a posto dunque, ed invece no. Ci pensa l'FBI a peggiorare le cose rivelando che nel corso dell'interrogatorio sullo scandalo email la ex First Lady ha più volte ammesso di non ricordare i briefing ricevuti al momento dell'insediamento alla segreteria di Stato nel 2013, citando proprio il trauma cranico dell'anno precedente. Una dichiarazione che mette la candidata in una posizione scomoda. Per Trump è facile dipingerla come qualcuno che o ha mentito ai federali sulla sua salute per salvarsi da un'accusa grave o davvero soffre di vuoti di memoria. In entrambi i casi ne esce come una persona inaffidabile, molti elettori già ne sono convinti, che nasconde notizie importanti agli americani. Il caso a questo punto è aperto. A peggiorare le cose, le immagini, che non spiegano nulla perché hanno colto solo quello che sembra uno svenimento, le ha registrate proprio Fox News, la televisione che più di tutte ha cavalcato i presunti problemi di salute della candidata democratica ed ora può sostenere che il caso esiste e va indagato. Buonasera, non esiste nessuno che non sia un ragazzo sotto i 20 anni che non ricorda l'11 settembre di 15 anni fa. Tutti ricordano cosa accadde, come lo seppero, come poi vissero quella giornata e quelle successive. Molti lo ricordano anche attraverso quella che ne fu la rappresentazione scritta più indelebile, la rabbia e l'orgoglio. Prima un articolo scritto da Oriana Fallaci per il Corriere della Sera e poi un libro, il libro più venduto degli ultimi decenni in Italia. E poi è difficile dimenticare quello che è stato dopo per Oriana Fallaci, la sua battaglia a favore dell'Occidente e contro la sua islamizzazione. Materia che ha continuato a tornare anche dopo la morte di Oriana, 5 anni esatti dopo quella giornata di settembre, il 16 di settembre del 2006. Sono passati 10 anni dalla morte di Oriana Fallaci, ma quei temi restano e in qualche modo enfatizzano la figura di Oriana Fallaci schiacciandola su quell'ultimo periodo della sua vita. Perché prima, e qui mi soccorrono quelli che hanno una memoria che va anche all'indietro rispetto all'11 settembre del 2001, già prima Oriana Fallaci era la più letta e conosciuta delle scrittrici italiane, la giornalista più famosa non solo in Italia, per tante incredibili cose che aveva fatto. Non si sa perché però di Oriana non si parla, come se ci fosse un problema da parte di chi ne appoggiava le ultime idee a dover ricordare tutto il resto, da parte di chi non le appoggiava a metterla in un canto, quasi a non volerle parlare. È un male tipicamente italiano, non c'è una memoria condivisa di una scrittrice, in questo caso di una figura che è stata molto di più di una scrittrice, di cui invece si parlerebbe tantissimo se fosse nata in un'altra nazione. Anche per questo abbiamo deciso questa sera, dopo il telegiornale e dopo in onda, di
di dare vita a una serata dedicata alla figura di Oriana Fallaci, che parte proprio da quel ricordo dell'11 settembre di oggi, 15 anni fa, ma va a ripercorrere tutte le parti della vita e di ciò che ha detto e scritto Oriana Fallaci. Lo faremo anche in compagnia di ospiti di rilievo, da Ferruccio De Bortoli a Domenico Quirico, a Toni Capuozzo, Lucia Goracci ed altri. Ma lo faremo soprattutto cercando di ricordare che cos'è stato, di vedere davvero che cos'è stata questa figura, nel bene o nel male? Nel bene e nel male, però con rispetto di quello che è realmente stato detto e scritto, e non delle idee preconcette. Quindi appuntamento alle 21.15, da lì in poi, con Oriana Fallaci, Storia di un'italiana. A te. Grazie. Allora, naturalmente quello che dicevamo e che è venuto fuori dopo l'11 settembre è che il terrorismo non è stato battuto a 15 anni di distanza da quell'attacco che ha cambiato il mondo, e la dimostrazione è che per la prima volta, è la prima volta che accade dalla Seconda Guerra Mondiale, Stati Uniti e Russia hanno trovato un accordo per delle operazioni militari congiunte, perché oggi il nemico si chiama soprattutto Stato Islamico, sedicente Stato Islamico naturalmente, e non è un caso che nelle ultime ore, proprio prima che l'accordo venga messo in pratica con quella tregua annunciata che dovrebbe partire domani sulla Siria, i bombardamenti siano aumentati. 100 morti in poche ore è l'effetto perverso dell'annuncio di una tregua in Siria, di un accordo per deporre le armi e ricominciare un percorso verso l'uscita da un conflitto sanguinoso e lungo ormai più di un lustro. Mancano ancora 24 ore al tramonto che segnerà l'inizio del cessate il fuoco stabilito nell'accordo di venerdì notte a Ginevra tra il segretario di Stato americano Kerry e il capo della diplomazia russa Lavrov. Un'intesa salutata con favore da Damasco, che però, in attesa dell'ora X, ha intensificato i suoi raid nelle aree sotto controllo dei ribelli. L'attacco più sanguinoso, secondo attivisti dell'opposizione, citati dalla BBC, è avvenuto a Idlib, nella Siria nord-occidentale, con raid aerei sul mercato ortofrutticolo e la morte di almeno 60 persone, il ferimento di altre 90. Altri attacchi si sono verificati su Duma, attorno a Damasco, ad Aleppo Est e tra Homs e Hama. Colpi di mortaio sono stati lanciati su Aleppo Ovest e sui quartieri della capitale da parte delle milizie dell'opposizione che, secondo l'agenzia ufficiale siriana Sana, hanno causato feriti anche tra i civili. Insomma, le ultime ore prima della tregua si sono trasformate, come spesso accade, in una finestra di opportunità per regolare alcuni conti, chiudere alcune partite o battaglie ancora in sospeso, in attesa di vedere se e quanto la tregua reggerà in un paese diviso, frammentato in decine di gruppi armati e bande fuori da ogni controllo. I pretesti per far saltare il cessate il fuoco di certo non mancheranno, ma chi certamente non potrà tirare il fiato è l'ISIS. I raid nei suoi confronti e contro le altre formazioni terroristiche legate ad Al-Qaeda continueranno anche dopo la tregua. La collaborazione militare tra Russia e Stati Uniti servirà proprio a coordinare e rendere più selettivi e profondi gli attacchi nei confronti dei miliziani dell'autoproclamato Stato Islamico, che nelle ultime ore hanno subito anche l'offensiva delle truppe di Ankara. L'aviazione turca ha colpito 3 edifici usati dall'ISIS nel nord della Siria, uccidendo 20 miliziani. Questa è la situazione nel mondo. In Italia abbiamo naturalmente grande attenzione per le tematiche del terrorismo, ma c'è una questione politica che è al centro del dibattito e sono i prossimi appuntamenti. Primo fra tutti è quello con il referendum costituzionale che si terrà a novembre, sul quale è tornato oggi il Presidente del Consiglio Renzi, che di fatto era però aspettato al varco soprattutto da quelli del suo partito, del Partito Democratico, sulla questione della riforma elettorale dell'Italicum, perché già da settimane si parla di una possibile revisione di questa legge, una revisione che in qualche modo è stata chiesta direttamente anche al Presidente emerito Napolitano nei giorni scorsi e sulla quale appunto apertura Renzi aveva dato una disponibilità, che oggi è la festa dell'unità a Catania, confermando, non evitando però di tirare stoccate anche alla minoranza del suo partito. Il referendum sarà un bivio. Chi vuole cambiare, chi vuole la palude. Noi stiamo con l'Italia che dice sì. Evviva il PD!
Renzi chiude così la festa nazionale dell'unità, confermando con la metafora del bivio che il referendum è e resta il punto di svolta e la battaglia campale. Fuori qualche contestazione annunciata si trasforma in uno scontro tra i manifestanti bloccati dalla polizia, qualche lacrimogeno, qualche lancio di bottiglie e oggetti, ma è fuori, nessuna interruzione durante il discorso. Ho sparecchiato il tavolo da tutti gli elementi che non andavano bene, la personalizzazione, il governo, non ne parliamo più in caso di vittoria del no, la legislatura andrà avanti. Ora la legge elettorale. Benissimo, disponibili a rivedere l'Italia, come scandisce Renzi. È il passaggio più atteso dalla minoranza del partito, ma non c'è nulla di più. Nessuna indicazione di un'iniziativa, una direzione, non da qui. Dal palco della festa ribadisce che la riforma costituzionale nella storia del PD è la stessa dell'Ulivo e del PDS, la stessa che D'Alema ha inserito tanti anni fa nel suo libro Un paese normale. È l'ex premier, insomma, il bersaglio. La penso come Massimo D'Alema. Questo è la riforma della nostra storia. Basta con le risse fra noi, il referendum non è il congresso del PD, ribadisce, trovino i voti e mi battano nel congresso vero, io ci sarò. Alla sinistra ha ricordato i provvedimenti graditi, le unioni civili, la stabilizzazione degli insegnanti e il recente abbraccio a Tsipras contro l'austerità tedesca e l'Europa delle regole. Renzi ha bisogno di recuperare soprattutto l'ala bersaniana, isolando fuori dal recinto del partito i comitati del no di D'Alema. Ma da Roberto Speranza arriva un no allo stato delle cose, il mio voto al referendum è no, dice, se dovessero arrivare fatti concreti nelle prossime ore sarò ben contento di valutarli, ma ad oggi questa è la mia posizione. Mi sarei aspettato maggiore coraggio e un tentativo vero di Renzi di abbassare i toni, purtroppo così non è stato. Fuori dal PD Brunetta continua a bocciare il dialogo sull'Italicum, idem i 5 Stelle, la Lega con Salvini ha detto un no secco ieri, prendendosela anche con Napolitano che aveva caldeggiato la riforma della riforma, che per ora resta virtuale o sospesa. E sempre da Catania, Renzi ha tenuto sul caso Roma una linea istituzionale, ha detto non dobbiamo attaccare la Raggi, dobbiamo mantenere un livello appunto di civiltà, di critica politica. La Raggi che in queste ore a sua volta ha mantenuto un profilo basso, soprattutto perché si è ancora alla ricerca di un sostituto per l'assessore al bilancio e naturalmente a Roma impazzano il Totonomi. Il Vaticano tira il freno delle polemiche sulla giunta Raggi. Monsignor Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato, esprime sorpresa per le interpretazioni date all'articolo dell'Osservatore Romano sul maltempo a Roma, dove si parlava di una città in stato d'abbandono, tanto da essere messa in ginocchio da pochi minuti di pioggia. Non c'era nessuna intenzione di dare giudizi sull'operato della giunta, assicura Monsignor Becciu. È giusto dare al nuovo sindaco di Roma, Virginia Raggi, il tempo di lavorare e affrontare i problemi cronici della città, che non possono dipendere dall'attuale amministrazione, ma che devono trovare al più presto una soluzione. Lasciamola lavorare, la linea, insomma, ma faccia presto. Non si tratta di un j'accusa della Chiesa al Campidoglio, come hanno interpretato oggi i media, collegandolo allo sgarbo della sindaca che ieri ha dato forfè all'incontro in Vaticano con i ragazzi dell'Azione Cattolica. Virginia Raggi, oggi come ieri, è rimasta a casa, al lavoro per rimettere insieme i pezzi della sua giunta, a partire dal posto vacante di assessore al bilancio. I 14 curricula iniziali sarebbero stati sfoltiti, ridotti a un poker di 4 nomi, e la scelta arriverà in settimana, dicono in Campidoglio, dove è evidente il sollievo per lo scioglimento del direttorio romano, ma anche qualche nervosismo per il clima nei 5 Stelle e per gli attacchi a Luigi Di Maio schierato con Raggi. Si registra intanto la smentita secca di Antonio Di Pietro, che difende il governo 5 Stelle di Roma, ma definisce una panzana l'ipotesi di un suo ingresso in giunta. Raggi a casa, dunque, e a fare la spesa per la famiglia, accompagnata, come è logico, dalla scorta. Immagine che non ha mancato di sollevare qualche protesta. Piccola vicenda che ha visto il presidente PD Matteo Orfini nell'inedito ruolo di difensore della sindaca. Guida la capitale d'Italia, è giusto che venga protetta. Attaccarla per questo è da imbecilli. Infine c'è il caso De Luca, il governatore della Campania, ha attaccato il trio 5 Stelle Di Maio, Di Battista e Fico, con parole pesanti, con una frase in particolare che vogliamo farvi risentire. Se vedete qualche foto presa a tradimento, vedete che si guardano come ognuno vorrebbe accoltellare alla schiena l'altro, falsi come Giuda, però in pubblico baci a baci, che vi possano ammazzare tutti quanti. Sul blog reagiscono i parlamentari del Movimento che chiedono al PD di prendere le distanze dalle offese volgari e ingiuriose di De Luca.
C'è un altro tema sul quale il governo si dovrà confrontare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, del nodo delle pensioni, per capire soprattutto se il prossimo autunno ci sarà la Pax o la guerra sociale, appunto, tra governo e sindacati. La riunione formale è fissata per il 21 settembre, ma anche se i sindacati si sono detti disponibili a un confronto soprattutto sulla questione dell'anticipo delle pensioni, cioè sulle pensioni anticipate. Oggi però c'è stata una presa di posizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Nannicini e anche del Presidente dell'INPS, Boeri. Sentite. Affiora qualche dettaglio e una certezza. Fra pochi giorni la riforma, che fu contestata già dal suo primo secondo di vita e che porta il suo nome, il nome di Elsa Fornero, verrà fatta a pezzi. E così dal 1992 ad oggi sarà la 29esima volta che un governo decide di intervenire sulle pensioni. È sempre stato difficile resistere alla tentazione di metterci la firma. Non sarà l'ultima. Scorrono gli anni, si ricordano gradini, gradoni, finestre, quote. Anche per questa tornata un simbolo c'è già, l'APE, l'anticipo pensionistico. Si fa l'esempio di un lavoratore che avrebbe 1000 euro di pensione, l'APE potrebbe costargli 50 euro al mese per un anno se lavora, zero se è disoccupato, fa lavori pesanti o ha condizioni oggettive di bisogno. Tommaso Nannicini sceglie Presa Diretta di Rai 3 per spiegarlo. Che lo faccia lui sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e non il ministro del Lavoro Poletti non desta più curiosità, perché ormai la cabina di regia sul tema è più che assodata. Forse non sarà una vera riforma, più che altro un ritocco pesante, ma alla fine sembra proprio che il piatto forte dell'autunno caldo e manovrino sarà quello, le pensioni, con un passaggio importante. Il prestito dell'APE sarà erogato da una banca che poi lo girerà all'INPS. Nannicini dice che coinvolgere il sistema bancario era l'unica strada percorribile per far risparmiare allo Stato tra i 7 e i 10 miliardi di euro. Aspettando l'incontro definitivo con il governo, un tavolo tecnico ancora domani, poi il 21 la quadratura, i sindacati, anche se con diversi distinguo, questo fatto l'hanno più volte criticato, denunciando il rischio che ci sia una privatizzazione strisciante dell'istituto di erogazione. Anche perché all'inizio si temeva che uno che non pagasse la rata dell'ennesimo finanziamento familiare potesse rischiare l'auto, la casa, la reversibilità. No, ci sarà un'assicurazione, quindi, spiega Nannicini, non c'è un rischio reale, ma solo un costo finanziario. Con quanti anni di anticipo si potrà andare in pensione? Massimo 3, però a quel punto quel costo finanziario aumenterà fino a 150-200 euro al mese. Il problema è l'equità, non la sostenibilità, ha affermato il presidente dell'INPS Boeri. Voleva tagliare le pensioni alte e immeritate, la sentiva come missione, ma Nannicini ha detto che i ricalcoli per decidere i tagli si basano su distinzioni intellettualistiche. Il rischio di mettere le mani nelle tasche sbagliate è troppo grosso, per cui abbiamo rinunciato, ha detto. Se non per la 29esima, magari ci si riproverà la successiva. Tanto ci sarà sicuramente. Quello che è certo è che sono ancora ben lontani dalla pensione due campioni dello sport, Valentino Rossi e Francesco Totti, che sono uniti da un insolito destino perché continuano a vincere, a stravincere, a risolvere anzi le situazioni quando entrano in campo, scendono in campo, nonostante ci abbiano di fronte personaggi sportivi molto più giovani di loro, come una sorta di Dorian Gray dello sport. Valentino Rossi, Francesco Totti, 77 anni in due e una classe immensa da condividere, a dispetto di quei limiti anagrafici che per loro sembrano essersi annullati da tempo. Il dottore ne ha dato oggi l'ennesimo esempio davanti alla sua gente. Sulla pista di Misano ha tentato la strada della fuga dopo essersi sbarazzato con irridente facilità del compagno di scuderia Jorg Lorenzo, partito in pole position. E gli ingredienti per una vittoria da incorniciare c'erano tutti. A rovinargli la festa è uscito dal cilindro del mondiale quel Dani Pedrosa che molti già davano per finito. Con la sua fantastica rimonta il pilota spagnolo ha dapprima risucchiato i connazionali Marquez e Lorenzo, agganciando poi la ruota di Valentino. Un sorpasso da manuale e la fuga per la vittoria, prima stagionale, 52esima in carriera. Che non ha tolto però il sorriso a Rossi, felice per questa sua ennesima prova di forza, che lo tiene ancora in corsa per il mondiale, alla soglia dei 38 anni, limite temporale che non vanta precedenti nel motociclismo di oggi. E che dire di Francesco Totti, per il quale non esistono più aggettivi. Nel giorno in cui la sua Roma stava annegando sul terreno dell'Olimpico, complici un diluvio di rara intensità e una Sampdoria che si stava imponendo per 2-1, lui ha caricato sulla sua arca l'intera squadra. Dopo lo stop di 80 minuti imposto dall'arbitro per ristabilire una condizione ottimale al rettangolo di gioco, lui, che di minuti non ne aveva giocato ancora neanche uno, ha subito acceso i riflettori dello stadio con giocate di invenzioni da brividi.
iniziando dall'assist che ha permesso a Edin Dzeko di pareggiare momentaneamente i conti, per poi fornire ai compagni altre palle gol, sino alla trasformazione del calcio di rigore che in pieno recupero ha regalato alla Roma l'insperato successo, andandosi poi a prendere l'abbraccio della curva sud, impazzita di gioia per il suo capitano, che non finisce mai di stupire. Una sorta di regalo anticipato di soli 16 giorni per i suoi 40 anni, il 27 settembre, e che, c'è da giurarlo, non sarà certo l'ultimo di una carriera infinita. Se me la sento, ha poi dichiarato, perché dovrei smettere? Domanda legittima. Naturalmente, nonostante queste notizie positive, non dobbiamo mai dimenticarci che ci sono ancora popolazioni, migliaia di persone che stanno soffrendo e stanno cominciando l'inverno con le difficoltà del dopo terremoto. Per questo vi ricordo ancora una volta l'iniziativa del TG La 7 del Corriere della Sera per donare alle popolazioni terremotate del centro Italia attraverso un bonifico oppure una sottoscrizione. Ci sono tre modalità, come sempre vi ricordo. La prima, basta collegarsi alla piattaforma Un Aiuto Subito .org con la carta di credito e fare la donazione, oppure attraverso due bonifici bancari. Il primo è con Banca Intesa San Paolo, beneficiario 9707, un aiuto subito, oppure il secondo con la banca prossima con il conto corrente di cui vedete l'IBAN in sovraimpressione. Noi ci fermiamo qualche istante prima degli aggiornamenti, non prima però di avervi detto di non perdere naturalmente la ultima puntata di questa stagione di In Onda, che comincerà dopo il telegiornale e che oggi avrà in studio come ospiti Gabriele Muccino, Giovanni Minoli, Vittorio Zucconi e Maurizio Molinari. Noi ci fermiamo e ci rivediamo tra poco dopo la pubblicità. Eccoci nuovo in diretta, allora vi lascio a In Onda e vi ricordo alle 21.30 lo speciale condotto da Enrico Mentana dedicato all'11 settembre, ma soprattutto alla giornalista Oriana Fallaci, che forse più di ogni altro con un articolo e poi con un libro memorabile ha ricordato quel giorno di 15 anni fa che cambiò decisamente il mondo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.